Duke in alto, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Bien, les decíamos hace un momento en la última transmisión que no volveríamos a insistir en estos asuntos que están en manos de Dios, salvo que hubiera alguna noticia que mereciera ser contada. Y la hay, recibimos por parte de Don Minutela su claro mensaje en su nombre y también de todo el sodalicio sacerdotal mariano, de que se desmarca absolutamente de esta convocatoria de Fray Alexis Buñuelo para el próximo lunes 30, a la que ha criticado duramente y con la que ha solicitado además de forma rotunda a Fray Alexis Buñuelo que la paralice, y ha llamado al pueblo de Roma a boicotearla y no acudir, calificándola incluso como una especie de teatrillo en el cual es inviable pensar que se elija a un papa de esta forma tan apresurada. No se sabe muy bien por qué fieles católicos romanos y en un hotel. Así lo acaba de explicar Fray Minutela, al cual ha sido muy claro en la misma línea que ha venido sosteniendo durante todos estos días, desde el primer anuncio que hiciera Fray Alexis Buñuelo por medio de un comunicado, haciendo un llamado a los cardenales para que convocaran el cónclave, como era su obligación y su derecho, y no hicieron. Y Minutela explicaba clarísimamente lo mismo que ha venido sosteniendo durante todos estos días. Es decir, que en todo momento, obviamente, y de acuerdo al derecho canónico, manifestó el apoyo y que le parecía adecuado el llamamiento que había hecho Fray Alexis a los cardenales, porque era lo justo para que ellos instaran ya la elección de un papa, para que hubiera cónclave y se eligiera un papa, sucesor de Benedicto XVI, entre los cardenales válidamente elegidos por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, y que hasta ahí les pareció bien. Que a partir de ahí lo que ha ido haciendo Don Minutela en todo momento, como ya les hemos venido contando, es llamar a la prudencia y llamar a la espera de las señales de Dios necesarias también desde el punto de vista bíblico, canónico y en este momento de la historia, para que se nos indicara a la Iglesia remanente, a la Iglesia fiel, a la Iglesia unida a Benedicto XVI, cuál era el camino a seguir. Por tanto, Don Minutela deja muy claro esa amonestación hecha a los cardenales para que convocaran el cónclave, y si no, pues quedara claro que ya habían decaído en su derecho y que por tanto ya no quedarían más vías abiertas que en el momento adecuado la elección por el pueblo romano del romano pontífice estaba bien hecha, pero esta convocatoria, como la ha venido realizando Fray Alexis Buñuelo, queda absolutamente deslegitimada en la opinión de Don Minutela y del sodalicio sacerdotal mariano y de todos sus sacerdotes. Además, hace en este vídeo Don Minutela, que nos acaba de hacer llegar, declaraciones muy duras y concretas sobre este proceso. A continuación de mis palabras les voy a dejar el vídeo de Don Minutela. Es en italiano, me lo van a decir, pero ya les digo, hagan el esfuerzo de escucharlo porque se entiende perfectamente. Don Minutela habla con muchísima claridad y se entiende perfectamente lo que quiere decir. Yo se lo voy a dejar para que ustedes, entre lo que yo les estoy contando y lo que verán directamente del padre Minutela, puedan entender cuál es su argumentación. Entre otras cosas, también habla de cómo en esa misa que va a haber para la elección del romano pontífice, ellos, que son sacerdotes de allí, no han sido convocados, no se les ha avisado, que no sabe qué sacerdote va a hacer esa misa para la elección del Papa, no tiene ninguna idea, que espera tener conocimiento de ello porque tampoco lo conoce. Informa de que gracias a Dios él está fuera, está en concreto en España, estará aquí además, entre Madrid y Valencia, con nosotros, con el pequeño resto de España en esos días, y da gracias a Dios por ello porque dice claramente que de no haber sido así tampoco habría acudido, y que no han recibido ninguna invitación para participar tampoco de esa misa para la elección del Papa, pero que de haberla recibido no habrían acudido porque deslegitiman absolutamente el modo y la forma y la rapidez, sobre todo, con que se ha hecho esto, faltando a opinión de Don Minutela el discernimiento justo y necesario y la paciencia y la prudencia
necesaria para un tema de tanta envergadura, en el que además Don Minutela deja muy claro que se desmarca de Fray Alexis Buñolo, que por mucho que estén intentando hacer ver que Fray Alexis Buñolo y el sodalicio sacerdotal mariano trabajan unidos, no es así, que Fray Alexis Buñolo está trabajando absolutamente por su cuenta y que, por tanto, a pesar de que todos los ataques van a seguir viniendo contra Don Minutela, suceda lo que suceda, sobre este tema no tiene nada que ver, se desmarca, lo deslegitima y llama al pueblo de Roma a boicotear esta convocatoria y no acudir a la misma. Esta es la situación, mis queridos hermanos. Hace un segundo les informábamos de la convocatoria por Fray Alexis Buñolo de esa asamblea para la elección papal por el pueblo de Roma para el próximo lunes 30 de enero, y ahora les informamos de lo que ha sucedido a continuación, y es las palabras que nos hace llegar Don Minutela, deslegitimando, desmarcándose y rechazando esta convocatoria y pidiendo a Fray Alexis que la paralice porque no va a ayudar en nada a, con esta rapidez y estas formas, clarificar la posición deseada por nuestro Señor, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María para esta elección de sucesor de Benedicto XVI, y porque además va a servir para que se reciban mucho más ataques por todos aquellos que estamos trabajando por el pequeño resto, por el remanente fiel, y que seamos más deslegitimados todavía de lo que ya lo estamos siendo, tanto el padre Minutela, el sodalicio sacerdotal mariano, esta Casa de Adoración y Liberación, sus sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos comunica Don Minutela, nosotros se lo contamos inmediatamente y les dejo a continuación el vídeo de Don Minutela. Así es que, lo que les decía antes, hermanos, a seguir escuchando, a hacer el menos ruido posible, pero también a discernir mucho y rezar mucho, porque estamos en un momento realmente dramático en la historia de la Iglesia. Santo Sonada, seguimos adelante, hasta el cielo no paramos. ¡Viva Cristo Rey! Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria, miei cari figlioli. Eccoci qui con qualche minuto di ritardo, ma me lo perdonerete perché sono in viaggio. Mi sono dovuto fermare per fare questa brevissima diretta, però molto importante, che in qualche modo anticipa quella di questa sera. Questa sera alle 21:15 sul canale YouTube, dove invito anche voi di Facebook a iscrivervi, ci sarà una diretta molto importante. Dopo Benedetto XVI la Chiesa muore. Quando io ho deciso in preghiera di fare questa catechesi stasera, non sapevo delle ultime novità di cui adesso vi do aggiornamento e che costringono, anche a nome del sodalizio sacerdotale mariano, degli 8 sacerdoti che siamo, che conoscete, a dover intervenire. Allora, intanto ripeto, vi aspetto questa sera sul canale YouTube alle ore di Radio Domina, alle ore 21:15, per questa importantissima catechesi che cade proprio a fagiolo, come si dice, perché io l'ho annunciata prima di sapere le ultime novità che provengono da Roma. Procediamo con ordine. Comincio col dire che da quando è morto Benedetto XVI c'è un processo di delegittimazione feroce da tutte le parti contro il sottoscritto. Chissà perché si è, diciamo, intensificata la campagna denigratoria nei confronti di Don Minutela, ma su questo tornerò fra un momento. Quello che invece mi preme sottolineare e dire subito a tutti voi è che ufficialmente noi, dico noi, sodalizio sacerdotale mariano, prendiamo le distanze da Fra Alexis Buñolo, il frate francescano, italo-americano, che gestisce un canale suo personale, e che si sta muovendo in maniera incredibilmente autonoma e solitaria a riguardo niente meno che della elezione. Non sto dicendo una cosa purtroppo, diciamo così, surreale, ma purtroppo invece vera, a riguardo della elezione del successore, attenti bene, dispiace dirlo, ma qui finiamo con la tragicomicità, del successore di Benedetto XVI. Allora, è uscito il 23 gennaio, quindi ieri, sul suo canale questo proclama: assemblea per eleggere il successore di Papa Benedetto XVI. Comunicato stampa. Con grande tristezza i cattolici di Roma hanno ricevuto la notizia
della morte di Sua Santità Papa Benedetto XVI la mattina del 31 dicembre 2022. E questo dice la gravità delle cose, perché adesso veramente vediamo bene quale sarà questo piccolo resto. Guardate, figlioli cari, io vi ribadisco, in mezzo a tutto questo pandemonio, Don Minutella ha le idee chiare e procede come Dio comanda. Nessuno riuscirà a farlo precipitare da una parte o dall'altra. Ecco, allora, la cosa che vorrei dire subito è che lui annuncia l'elezione del Papa e abbiamo in quello che è questo mondo frastagliato alcuni che dicono che il Papa è ancora vivo e altri che addirittura giorno 30 gennaio annunciano lunedì prossimo, meno male che io sono all'estero e tutto è provvidenziale, annunciano l'elezione del successore. Né cogliuni che sono complottisti alla maniera di quelli che credono che la terra è piatta, né con gli altri come Fra Alexis noi siamo assolutamente disponibili a un tipo di approccio. Dico subito, perché sappiate che Don Minutella ha le idee chiare perché sta svolgendo un'opera che non è sua, che per quello che riguarda l'appello rivolto ai cardinali da parte di Fra Alexis, questo è stato un atto dovuto che noi abbiamo come sodalizio approvato. Poc'anzi mi sono sentito con Don Enrico Bernasconi e ho avuto in qualche modo conferma sulla nostra chat del sodalizio che tutti la pensano allo stesso modo e abbiamo senza dubbio approvato l'iniziativa di incoraggiare questo appello rivolto ai cardinali, perché giuridicamente ci sta. Cioè Fra Alexis rivolto ai cardinali l'appello che entro il 21 gennaio facessero qualcosa. Però da questo a passare addirittura all'annuncio di una convocazione, come ora vi dirò, della elezione del Papa successore Benedetto XVI, ne passa acqua sotto i ponti ed è acqua torbida. Non viene da Dio questa fretta. No, la Madonna non vuole, non approva e non benedice questa iniziativa. Ve la leggo. Non resta alcun modo giuridicamente valido, scrive Fra Alexis, per eleggere il Papa se non che tutti i fedeli che vogliano si radunino e lo scelgano. Siete quindi cordialmente invitati a partecipare a questa storica elezione. Non so cosa ci sia di storico, io vedo solo purtroppo un po' di roba grottesca, presso l'hotel Roma Marriott Park, che forse è quello dove siamo stati noi l'11 dicembre quando c'è stato il raduno di 2100 persone. Questo rende le cose ancora più pesanti, perché se no la gente si confonde. Ecco il mio intervento così decisivo oggi, alle ore 9, lunedì 30 gennaio, porta il tuo documento d'identità e di residenza a domicilio e la prova che sei stato battezzato, cresimato o sposato nella Chiesa Cattolica, o se sei un membro del clero che sei incardinato in una di queste diocesi o nella città del Vaticano, si informano i signori giornalisti intanto che ci sarà una conferenza stampa alle ore 11.30 mercoledì 25 gennaio, quindi domani, all'Hotel Roma Marriott Park, dove sarà possibile porre delle domande per maggiori informazioni, eccetera. Orario, programma, e questo del 30 gennaio, dalle 8 alle 12 registrazione, alle 9 apertura, alle 10 messa solenne per l'elezione del Papa. Questo è quello che più di tutto ha sconvolto noi sacerdoti del sodalizio. Chi celebrerà questa messa? Abbiate chiaro che nessuno di noi, e tantomeno Don Minutella, sarà a Roma il 30 gennaio. Chi celebrerà questa messa? Vogliamo sapere, desideriamo, non vediamo l'ora di sapere chi sarà il sacerdote che improvvisamente spunta per celebrare la messa di elezione del Papa, proeligendo pontifice. Veramente, figli cari, e questo io lo vedo come un rischio grossissimo, anche perché qualche persona che ha buone notizie, nel senso di accreditate, mi ha riferito che nel frattempo i tradizionalisti associano Don Minutella a Fra Alexis, e questo è ingiusto e disonesto come atteggiamento. Questo vi dico, la delegittimazione, la calunnia verso Don Minutella, perché Don Minutella, se andate a vedere i video, da subito ha detto va bene l'appello rivolto ai cardinali, ma basta, troppa fretta, troppa premura, non c'è bisogno di correre così. Addirittura alle 11 invocazione dello Spirito Santo e dei Santi, ecco adesso viene il bello, dalle 11.30 alle 18 esortazioni, deliberazioni e votazioni.
e votazioni. E il finale che colpisce: si raccomanda a coloro che intendono nominare un candidato di ottenere il preventivo consenso del candidato. Quindi se si sceglie qualcuno, bisogna che questo qualcuno prima lo sappia, perché possiate stare tutti tranquilli e sapere che noi procediamo per una via, grazie a Dio, seria, seria e benedetta da Dio. Vi dico che, grazie a Dio, nessuno finora di noi sacerdoti del sodalizio è stato contattato per chiederci se siamo disponibili a candidarci. E meno male, perché io assolutamente avrei detto di no. Ora, questo può sembrare ai malevoli, e purtroppo c'è l'imbarazzo della scelta, un tentativo di avocare a noi stessi le iniziative relative al successore di Benedetto XVI. Non c'è questa intenzione, se volete crederci, ve lo dico in coscienza, davanti a Dio e davanti alla mia stessa coscienza, appunto. Non è questo il motivo per cui intervengo. Il motivo per cui intervengo è perché questa non è un'iniziativa voluta da Dio. Troppa fretta che crea caos, che crea confusione, che crea divisione all'interno del piccolo resto. Quindi lunedì prossimo dalle 9:30 potranno rimanere tutto il giorno lì a spese proprie, un giorno lavorativo. Vorrò sapere chi sono questi romani che vanno a eleggere il successore di Benedetto XVI sotto la regia o con la regia di Fra Alexis Bugnolo. Noi prendiamo del tutto le distanze da questo per un paio di ragioni ovvie. Anzitutto perché giuridicamente questo crea il problema che, se i cardinali non si sono interessati di farlo entro il 21 gennaio, rende a sua volta invalida un'elezione di questo tipo qui. Secondo, noi abbiamo detto tante volte che crediamo alle profezie, ma bisogna muoversi in maniera seria, in maniera compassata, saggia, seguendo i disegni del cielo, non le nostre umane aspettative. E dal cielo non è arrivata nessuna indicazione finora. Noi non sappiamo quando arriverà, come arriverà, ma siamo qui. L'importante è stare dalla parte giusta, cioè non essere con il cosiddetto Papa Francesco, che Papa non è. Poi se dobbiamo stare un po' di tempo ad attendere il quello che io penso sia il grande prelato, quella è un'altra cosa, miei cari figlioli. Dio ci darà l'indicazione. Vi invito a rinnovare l'opzione per il piccolo resto guidato dal sottoscritto. E vorrei aggiungere che, siccome cornacchie qui ce ne sono tante come in Italia, che quando io dico sede, indifferentemente parlo di sede vacante o sede occupata, non è assolutamente una incoerenza. Lo vadano a studiare le analfabete che scornacchiano tutto il giorno sui social. Io dico il giusto, perché de jure è sede. E sede vacante, nel senso che è morto Papa Benedetto, la sede appunto è vacante, non c'è il Papa successore di Pietro, successore di Benedetto XVI, ma de facto la sede però è occupata, perché comunque vi si sta sedendo da anni uno che Papa non è. Quindi, come vedete, quando io dico che la sede è vacante però è anche occupata, non sto dicendo una cosa sbagliata, anche perché dal punto di vista dell'istituto giuridico canonistico non esiste l'istituto di sede occupata, non c'è, non è previsto, grazie a Dio. Quindi la sede è occupata dal punto di vista fattuale, però è anche vacante, perché de jure non c'è il Papa. Fiori cari, vi invito a intensificare la preghiera, come sto cercando di fare anche io in questi giorni, un momento di grande caos, di grande confusione. Invito il mondo tradizionalista ad essere meno rancoroso nei confronti del sottoscritto. Sono quelli che mi odiano tantissimo, forse più dei bergogliani, perché in questi anni ho gridato la verità, che loro sanno in coscienza che Bergoglio non è il Papa, ma per curare i propri interessi, va bene, fanno finta di nulla. E allora Don Minutella deve essere abbattuto, è come la quercia che riceve colpi da accetta dai bergogliani e dai Iunacum e via via da tutte le altre sottosezioni sempre più indecorose. Noi del piccolo resto cattolico, quello storico, quello sì che è storico, guidato da Don Minutella da anni, prendiamo le distanze ufficialmente e in maniera categorica da questa iniziativa portata avanti da questo frate che è andato a combattere a dare sostegno morale alle milizie ucraine antirusse. Anche questo è un atto che evidentemente non abbiamo, però abbiamo taciuto per rispetto suo, di Fra Alexis. E mi sembra che questa iniziativa sia altrettanto stravagante, se non di più di quella. Quindi, miei cari, io vi aspetto questa sera, anche perché sarò al coperto, non avete idea di quale freddo fa qui dove sono, naturalmente non dico dove sono, e quindi interrompo qui la mia diretta per
per dirvi che la situazione è estremamente grave, sta diventando grottesca. Speriamo non si siano infiltrati i massoni, che non sia tutto questo un'opera dei nemici per screditare l'opera faticosa, sofferta, martiriale di Don Minutella e del sodalizio sacerdotale mariano. I sacerdoti del sodalizio, da Don Enrico a Padre Ghebert, a Padre Johannes, a Don Natale, a Don Robert, a Don Pavel e a Fra Celestino, oltre che Don Minutella, vi dicono che si prendono le distanze categoriche da questa iniziativa. Non c'è nessuna fretta di eleggere il successore di Pietro in quella maniera lì. Non si è mai visto un papa eletto in una stanza d'hotel. Cerchiamo di smetterla e vi chiedo che diate ancora di più fiducia al sottoscritto. I tempi non sono ancora quelli giusti. Il papa è morto da neppure un mese e dobbiamo pazientare e attendere che Dio ci indichi la strada. Se volete credere al sottoscritto, se mi avete creduto, invito i romani a boicottare questa iniziativa che è assolutamente lontana dai disegni di Dio, e invitiamo Fra Alexis, se possibile, sono certo che gli perverrà questa notizia. Noi non siamo stati avvisati di questo, sta agendo di testa propria, non so con chi, con quali romani, non so che cosa stanno pensando i romani in questo momento, se ci andranno, se non ci andranno, perché poi ci sono quelli che si vogliono godere lo spettacolo. Con l'idea che un romano può andare a eleggere il Papa, capito? A quelli non gli pare vero, ci andranno magari, per divertirsi e aver eletto il romano pontefice. Statevene a casa, Fra Alexis, ti invito a nome del Signore e della Santa Vergine, piantala con queste iniziative burlesche. Non è il tempo di agire, hai fatto bene a rivolgere l'appello ai cardinali, adesso è il momento di pregare e di attendere. E non perché la Chiesa si liquefà, come sostengono taluni idioti, ignoranti che circolano sui social, soprattutto a Rose. Non è questo, non è che termina la Chiesa cattolica e si liquefà in una sorta di comunione invisibile nelle celesti cappelle. Non è questa l'iniziativa che Dio pensa. Dobbiamo però lasciare a Dio il momento. Dobbiamo lasciare alla Santa Vergine Maria, che sta conducendo, e a lei in mano in questo momento tutto, perché Dio ha stabilito così. Stiamo vivendo il terzo segreto di Fatima, stiamo vivendo le profezie, però le profezie hanno sempre bisogno di una, diciamo, piattaforma di tipo teologico, scritturistico, biblico, e vedo quanta ignoranza, presunzione c'è, di cui il diavolo si serve per seminare divisione tra noi. Non escludo che possano essere iniziative pilotate da una regia occulta che vuole screditare e infangare l'opera che stiamo portando avanti. Perciò, una volta per tutte, l'ho detto tante volte, anche Don Enrico mi diceva, Don Alessandro, ma te l'hai detto tante volte, come mai i tradizionalisti associano l'iniziativa di Fra Alexis a Don Minutella? Come mai? Purtroppo devo essere fatto fuori moralmente ed essere screditato. Se non fossero bastati gli appelli precedenti che lancio praticamente dal 1 gennaio, ribadisco con forza, con grande forza, Fra Alexis, piantala, smettila di fare questo teatrino inutile che serve solo a rovinare l'opera che stiamo portando avanti. Invito i romani, non andate, vi aspetto questa sera per meglio approfondire la questione. Io avevo annunciato questa diretta alle 21:15 sul canale YouTube, e dove vi invito a iscrivervi anche voi che seguite solo Facebook, iscrivetevi, che avete possibilità di seguire le dirette, e approfondirò la cosa. Intanto era necessario chiarire come stanno le cose da parte nostra. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.